Prego. Hai ragione. Mister, oggi tu ci inviti spesso a guardare la prestazione e non il risultato, no? Oggi non è stata una bella giornata. Il primo tempo, a tratti, non so, magari prese dall'ansia, dalla paura, dalla tensione, la squadra sbagliava tantissimi passaggi, tantissimi appoggi. Secondo tempo poi abbiamo trovato questo gol, però io direi che ci portiamo a casa i 3 punti e parliamo della prossima partita. Siamo d'accordo. Sono troppo cattivo? No, no, io sono contento perché per la prima volta quando alleno la Ternana ho portato 3 punti magari non meritatissimi. La prima volta che mi accade da quando sono seduto su questa panchina. Solitamente ci lasciavo le penne meritando, oggi probabilmente dopo non so quante panchine con la Ternana riesco a rubacchiare, diciamo così, a 3 punti. Detto questo, poi ovviamente oggi è venuto fuori tutte le difficoltà di questo tipo di partite. Quando non hai niente da guadagnare e hai tutto da perdere, al cospetto di una squadra che comunque anche solo a volte per i grandi numeri, no? Non è che può perdere tutte le partite da qui alla fine del campionato. Anche oggi è stata una partita disturbata, condizionata molto dal vento e quindi diciamo quello che era importante, quello che volevamo a tutti i costi era portare a casa questi 3 punti. Ci siamo riusciti, voi sapete giustamente, come hai detto te, io sono un esteta del calcio, di come arrivano i risultati, però oggi la prestazione la metto in secondo piano, cioè quello che era importante era 3 punti perché potevi subire un contraccolpo psicologico importante e poi appunto magari avendola vinta anche così speriamo che sia un segnale che un po' cominci un po' per rimanere in tema di vento. Cominci un po' a girare il vento perché fino ad ora, ripeto, io prima ho fatto una battuta, ma non è proprio una battuta. Io credo che da quando sono seduto qui, una partita mezzo e mezzo, non l'ho mai vinta. E quindi oggi, diciamo, oggi è arrivata e ce la prendiamo perché ne avevamo bisogno. Mister, premesso che sono d'accordissimo, dà solo il risultato, punto. La difficoltà del primo tempo, un discorso mentale e psicologico, dice che abbiamo tutto da perdere, quindi è chiaro che il Pordenone è giocato sciolto e libero, Sì. pure anche un pochino di difficoltà fisica, insomma, loro comunque sempre, no, spesso primi sul pallone, gli analisti primi 20 minuti Beh, fanno quattro miracoli. quella secondo me è un po' anche, diciamo, una caratteristica fisica, nel senso che loro erano tutti brevilini, tutti leggerini, tutta gente rapida e quindi probabilmente l'abbiamo un po' sofferti da quel punto di vista lì. Poi giocando anche col vento contro, avendo, come hai detto te, tutto da perdere, sicuramente si sono avverate tutte delle situazioni di difficoltà che io, se vi ricordate bene, prima della partita con la Cremonese, avevo detto temo tantissimo la partita col Certo. Pordenone, no? Perché prima ancora di giocare quella con la Cremonese, perché io so, conosco queste insidie di questo tipo di partite. E poi ripeto, loro, anche domenica a Vicenza, fino all'ultimo, loro hanno preso una traversa al 93esimo e un gol annullato al 96esimo. Cioè io ho visto la partita col Vicenza perché non capivo tanto le loro dichiarazioni sul fatto di credere ancora nella salvezza. Io ho visto la prestazione che hanno fatto a Vicenza domenica, in effetti una squadra giovane, una squadra che a gennaio è stata stravolta e ha messo dentro tanti giocatori che magari giocare in Serie B anche solo mezzo campionato per loro è un'occasionissima. Quindi giocano con una verve agonistica che mi auguro che tengano fino all'ultima giornata di campionato e che possano togliere punti anche agli altri. Parziale attenuante, mister, tanto assente. Sì, però te sai come la penso. Lo so, è un po' pesante, però noi dobbiamo, se ci cominciamo a piangere addosso, intanto si va, diciamo, vado contro la mia filosofia. Poi io penso che veramente la Ternana abbia un gruppo che se la può giocare nella singola partita con tutti, anche se è rimaneggiata, ovviamente, perché comunque anche se è acciaccata, perché Stefano oggi ha giocato, siamo scaldati in 12, se ci avete fatto caso, perché se non avesse giocato lui. Se non ci avesse fatta avrebbe giocato Capone e quindi sicuramente non è un cioè sicuramente volevamo arrivare a questo ciclo di partite ravvicinate con tutta la rosa
a disposizione anche solo per, diciamo, per poter cambiare, per poter far ricattare. Anche oggi si è visto che c'è dei giocatori stanchi. Però, ripeto, alla fine prendiamo anche il carattere della squadra che nella difficoltà, giocando male, soffrendo, è riuscita a portare con l'unghie e con i denti il risultato, perché per noi è importante, molto importante. Questi sbalzi di prestazione, no? Bene con la Cremonese, dopo la sconfitta, 70 minuti con la Spal, invece dopo 2-0 siamo fuori coi fatti, molto bene invece a Parma. Come te le spieghi? Cioè, come mai la Ternana ha No, le questi partite ravvicinate. Partite ravvicinate, cambi di versione? chi ha possibilità di cambiare, arriva più fresco e magari riesce a tenere ritmi più alti. Noi siamo una squadra che ha necessità di andare a ritmi alti, perché se noi andiamo a ritmi bassi, diventiamo troppo prevedibili come squadra. E quindi ovviamente tutte queste partite ravvicinate una dietro l'altra non aiutano. Non esaltano sicuramente le nostre, diciamo, le nostre caratteristiche. Poi l'anno scorso c'era la pioggia, quest'anno c'è il vento, ce n'è sempre una. Io dico sempre, perché un campionato poi vada in una certa maniera, ci sono anche delle condizioni, diciamo, delle situazioni che te ovviamente non puoi controllare, no? Io dico sempre, errori arbitrali, infortuni. Incontrare le squadre nel momento magari loro peggiore e non nel loro momento migliore, e anche quello delle condizioni meteorologiche, perché ovviamente una squadra come la nostra può subire il campo pesante, così come può subire una giornata ventosa. Quindi diciamo che quest'anno non siamo fortunatissimi sotto tutti questi aspetti, però andiamo avanti a testa alta, cercando di portare la nave in porto. Poi dopo, a bocce ferme, sarà tutto un altro mondo. Mister, per il notiziario per sabato recuperiamo solo parti di video. Sì, penso di sì. Gringhelli non sappiamo ancora i tempi, ma sono quelle situazioni che è difficile stabilire dei tempi. È una fascite plantare, quindi insomma, non possa durare poco e possa durare molto. Quello non. Penso che facendo tutti gli scongiuri, siccome c'è da fare gli allenamenti, per ora con la partita di oggi non perdiamo nessuno per squalifica e nemmeno per infortunio. Quindi già di questi tempi aver finito la partita, magari poterci rivedere domani con tutti gli effettivi è già qualcosa di questi tempi. Quindi va bene così, ci accontentiamo di recuperare parti PIL. Mister, buonasera. Buonasera. Fatti 3 punti, cosa salta da questa serata? Perché a mio modesto parere è stato il peggior primo tempo della giornata di tutta la stagione. Sì, ma abbiamo parlato all'inizio, ho già risposto alla domanda, però sicuramente i 3 punti in queste condizioni, tra vento, assenze, emergenza, stanchezza e l'obbligo di vincere contro una squadra che comunque è viva, perché Pordenone ha dimostrato di essere viva, insomma, alla fine non è poco salvare i 3 punti, magari fosse sempre così. Poi ho detto la prima volta che da quando sono seduto sulla panchina della Ternana, che probabilmente otteniamo di più di quello che con la prestazione avevamo meritato. Di solito siamo sempre stati qui a raccontarcela su prestazioni fatte bene e risultati e i 3 punti che non arrivavano. Per la prima volta da quando sono seduto su questa panchina arrivano 3 punti che magari non sono proprio meritatissimi dopo il primo tempo. Non lo so. Sono una cosa, mi sembrava una squadra, per fare un attimo una nota, anche con le condizioni climatiche, una squadra congelata, tanto impaurita, cioè non solo stanca, proprio impaurita, Benissimo. cioè nel senso, mai un dribbling in avanti, mai un attimo una costruzione propositiva, mentre loro hanno fatto quello che poi la Ternana ha fatto, non per tutto il secondo tempo, ma nei 10 minuti intorno al gol, cioè dribbling in avanti, sulla posizione. Cioè, mi sembra proprio impaurita la squadra, nell'atteggiamento. Ma a me più che impaurita, diciamo che Pordenone ha tenuto dei ritmi altissimi, ci ha messo in difficoltà da quel punto di vista. E ovviamente in una partita che avevi tutto da perdere, può darsi che la squadra abbia più badato al sodo
che non magari all'estetica come abbiamo sempre fatto. Quindi la capacità di camaleontica di affrontare una partita. Abbiamo vinto una partita in situazioni diverse rispetto a come abbiamo sempre vinto le altre partite. C'è stato un adattamento ad un avversario più veloce di noi, anche per caratteristiche fisiche, che è riuscito a dare più ritmo di noi alla partita. E quindi ovviamente abbiamo fatto un po' di fatica, ma è normale, perché io prima della partita con la Cremonese avevo ricordato che delle due partite casalinghe, quella che mi spaventava di più era questa, proprio perché andavamo a incontrare un avversario che, a dispetto dei risultati, ha sempre messo in difficoltà le grandi in trasferta, 2-2 a Frosinone recuperando due svantaggi, a Pisa al 95esimo è andata a vincere a Perugia, a Parma era passato un vantaggio, poi su un errore hanno preso il pareggio e il Parma ha dilagato. Quindi una squadra che soprattutto in trasferta, quando gioca di rimessa, è una squadra che ti può creare grossi problemi. E noi, diciamo, alla fine quello che era importante era il mestiere che io chiedo sempre per poter riuscire a vincere anche quando si gioca male. Si è incavolato parecchio nell'intervallo, mister. Già è molto arrabbiato durante il primo tempo, questo. No, perché? C'era motivi per essere arrabbiati al mio primo tempo. No, no, niente. Infatti, quindi. Se fai la conferenza stampa venerdì, te la faccio venerdì al massimo. Sabato, si gioca domenica. Sabato, facciamo domenica. Abbiamo un giorno in più di riposo. Perché forse domenica, alla luce dei risultati della classifica, potrebbe essere il primo match point in ottica salvezza. Una vittoria a Vicenza di fatto chiuderebbe i giochi Beh, per il no, Sampa. chiuderebbe no, però Diciamo un sicuramente bel carico. ha, diciamo, ha una sua importanza, un suo peso specifico quella partita lì, e quindi ovviamente non risolverebbe giochi, perché andremmo a 37 punti, ci avvicineremmo alla quota, quella che dovrebbe servire per salvarsi. Grazie.